San Benedetto del Tronto e il suo mare. L'elemento che da sempre forgia il carattere, la tempra, l'ingegno e lo spirito di avventura dei suoi abitanti. È grazie al mare che negli anni e nei secoli la marineria sanbenedettese è riuscita a prosperare e a sviluppare una comunità, permettendo ai pescatori di modernizzarsi fino a varare il primo battello peschereccio a motore d'Italia. È un mare che sfama, ma è anche un mare spietato e che talvolta chiede in cambio grandi sacrifici. L'unustra gli è un mestiere tradatore. Natra più infame se ne può trovare. Ma chi è già nata sogna che ci muore. Stenta, patisce, ma non lo può lasciare. Lo mare gli è barbò, gli è ingannatore, un gordo. Ma tanto in tanto va magnare. Quando gli va buono te da loro. E che gli vuoi dire? Se mi ha lasciato fare. Botaci è un'espressione dialettale che risuona ancora nelle orecchie delle persone più anziane. È l'esortazione incalzante del funaio nei confronti del ragazzo che doveva girare la ruota e permettere così la produzione di spaghi e quindi di corde. Botaci quindi sta per gira ragazzo. Durante la seconda metà del Settecento a San Benedetto questa attività inizia ad acquisire importanza propria, pur essendo strettamente legata al mondo peschereccio. È un'attività collaterale alla pesca che si perfezionerà nel corso dell'Ottocento e che fino a buona parte del Novecento produrrà risultati rilevanti in termini economici. Si hanno tracce di un primo mercato ittico strutturato a San Benedetto del Tronto già nel 1886. Qui dove ci troviamo il mercato ittico nasce nel 1935, un'opera dell'ingegner Onorati che aveva pensato a un mercato ittico moderno per l'epoca, tant'è che la struttura finì su riviste di architettura e di ingegneria dell'epoca come un'opera all'avanguardia. Le aste del mercato ittico si svolgono dal martedì al venerdì. L'asta inizia alle 3.45, ma la vita all'interno del mercato ittico inizia già dalle 23 del giorno precedente, perché le barche che sono tornate in porto scaricano il proprio pesce, le persone che sono addette al facchinaggio del pesce consegnato sulla banchina, che in dialetto vengono chiamati sbarzocchi, conducono il pesce all'interno del mercato ittico e nella prima sala di stoccaggio, che è una sala refrigerata. Il pesce poi viene messo sui rulli, passa su una parte del nastro dove ci sono i sensori bilancia, quindi viene pesato. Dopodiché gli evidenziatori illustrano ai commercianti che sono seduti sulle tribune laterali la qualità del pesce, se sia stato lavorato o no, ne evidenziano le caratteristiche principali. Il museo
Museo Ittico Augusto Capriotti San Benedetto ha una storia del tutto particolare. Nasce infatti da un'esigenza ben precisa, che è quella di intendersi fra compratori e venditori al mercato del pesce. Molto spesso infatti loro chiamavano con nomi differenti lo stesso pesce. Quindi avere sotto vaso un esemplare con un nome scientifico ben preciso significava non sbagliarsi. La cosa particolare di questo museo è che, mentre tutti gli altri musei scientifici nascono dalle raccolte fatte da studiosi, ricercatori o anche appassionati, in questo caso il Museo Capriotti si è arricchito delle collezioni portate direttamente dai pescatori. Quindi tutto quello che veniva trovato nei mari di tutto il mondo, di curioso, di particolare, veniva portato qui, e questo ha permesso di costruire un museo forse unico al mondo.